Ben ritrovati con una nuova puntata di 8 e mezzo tricolore. Questa sera saremo in compagnia di una delle voci più autorevoli in materia di sanità, di organizzazione e gestione di una situazione di emergenza sanitaria. Un politico di lungo corso che ha vissuto uno dei periodi più concitati dell'ultimo decennio. Ricordiamo il famoso attacco al governo Berlusconi nel 2011. Già parlamentare europeo per ben due legislature, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, vicepresidente di Regione Lombardia, assessore alla sanità e per ben 12 anni sindaco della sua amata Arconate. Dunque non possiamo che essere onorati di avere con noi il senatore Mario Mantovani. Benvenuto, senatore. Grazie, grazie, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con giovani che si impegnano in un campo così delicato e complesso come quello della politica, ma io direi del giornalismo in questo momento, perché informare le persone è uno dei compiti più delicati che si possano in un tempo in cui il giornalismo è veramente un po' sotto pressione anche per informazioni sbagliate, il fatto che lo facciano dei giovani. Con questa grinta, con questa volontà e capacità, mi dà molta soddisfazione. Complimenti a voi, buonasera. Grazie senatore, la ringrazio anche a nome di tutto lo staff per aver accettato il nostro invito e le chiedo subito, a fronte di questa situazione di emergenza, sia da politico che da imprenditore, lei come vede la situazione italiana oggi? Ecco, pensando al futuro, ci faccia una fotografia dell'Italia di domani post-coronavirus. Ma io direi che il coronavirus ha messo in luce in modo davvero drammatico le debolezze e le incapacità del nostro sistema di governo, perché il nostro sistema politico io credo che stia dando una dimostrazione di, come possiamo dire, di incompetenza su quella che è una tragedia come l'attuale, perché l'attuale pandemia è davvero una tragedia che non ha precedenti nella storia recente del secolo scorso, se non nei periodi della prima guerra mondiale o poco dopo. Però io sono convinto che un paese che sta mostrando tutte le sue falle, in particolare sul piano esecutivo del governo, ecco, questo senz'altro. Basti pensare alla burocrazia imperante, basti pensare al sistema politico inadeguato, perché al governo abbiamo persone che non hanno un'esperienza in tal senso. Quindi questo è sicuramente una ragione. Un sistema economico gravato da un deficit che non ha pari all'interno dell'Europa, insomma, anche questa è una delle questioni. 30 anni di populismo anticasta ci ha consegnato questo nuovo modo di governare il paese e di cui, come vede, ne subiamo le conseguenze. Quindi io sono convinto che il capolavoro di questi giorni sia poi questo stato etico che si vuole imporre con modalità di privazione della libertà dei cittadini, che è uno degli elementi costituzionali fondanti del nostro sistema. Quindi come posso guardare avanti? Io faccio veramente un invito e un incoraggiamento a dare a ricorrere a tutte le forze che ciascuno di noi ha ancora, dopo questi 3 mesi di sospensione della vita naturale, forze culturali, forze sociali, forze intellettuali, forze di imprenditoria, forze di lavoro, tutto ciò che il paese può mettere in campo per guardare avanti almeno con un minimo di speranza. Certo, a tal proposito, senatore, parafrasando una famosa domanda posta a un grande giornalista, Idro Montanelli, le chiedo: quale futuro per l'Italia oggi in Europa, secondo lei? Beh, questa è una domanda un po' complessa, devo dire, perché è come se fossimo nel dopoguerra. Nel dopoguerra, cosa è avvenuto in Italia? La forza degli italiani, la capacità di imbroccare la giusta strada, che non è stata quella del patto di Varsavia, ma è stata quella della NATO, io credo che ci abbia collocato in una dimensione occidentale che ci ha consentito di essere oggi un paese libero, un paese che guarda con speranza al proprio futuro, ma che soprattutto cerca di non farsi mettere i piedi in testa. Io non so se abbiamo salvatori della patria nell'attuale Europa, non ne vedo.
Certamente le difficoltà sono molte, soprattutto in un'Europa che da quando io ero parlamentare europeo è cambiata moltissimo, dai tempi della fondazione, con i nostri grandi statisti che l'hanno fondata come De Gasperi, trovarsi oggi in un paese governato in pratica dalla Germania, perché stringi, stringi, oggi siamo governati dalla Germania. Francamente, un pochino di rammarico anche sul piano storico ce lo pone. Quindi, non per pensare a ciò che possa aver detto Montanelli sul tema del salvataggio, ma non aspettiamo le scialuppe. Affidiamoci agli italiani laboriosi, coraggiosi, che sono convinto contano ancora in una dimensione dello Stato più libero, in un mercato più libero, dove la burocrazia è inferiore. Io credo che Giorgia Meloni, per esempio, sia uno dei leader che sta tracciando questo percorso con competenza e decisione. Assolutamente. Senatore, invece, entrando nel merito dell'emergenza, come ci si spiega che la Cina, paese in cui è esplosa questa pandemia, non solo abbia avuto un numero di contagi apparentemente decessi quasi irrisorio, ma sembra essere anche già ripartito sul piano economico, a fronte invece di un mondo occidentale che è ancora oggi in ginocchio, come ben sappiamo, e non si conoscono anche i tempi e i modi di ripartenza. Ecco, lei come se lo spiega questo fenomeno? La Cina è più brava di noi? Guardi, io credo, io sono stato da parlamentare europeo nella delegazione Europa-Cina per 5 anni. Conosco ben, molto bene la Cina, ci sono stato più volte e devo dire con certa cognizione di causa che i cinesi, col sistema antidemocratico che hanno, e che non è assolutamente invidiabile sotto questo aspetto, ha avuto anche delle fortune, perché è in un periodo di grande sviluppo del proprio prodotto interno lordo. Questo è. Mentre il virus ha bloccato una provincia, una sola provincia della Cina, Hubei, dove Wuhan è la capitale, che sono 50 milioni di persone, il resto dei cinesi di 1 miliardo e 200 milioni di persone ha continuato a operare, a lavorare, a produrre, a crescere. Quindi non ha avvertito il problema che abbiamo avuto noi in Italia, che siamo paragonabili come numero di abitanti a quella provincia della Cina che è stata chiusa. Quindi la Cina ha proseguito nel suo percorso. Certo, devo dire che se fossero stati un pochino più, come possiamo dire, avrà tante cose da spiegarci la Cina. Io condivido questa posizione anche di Trump, che per quanto riguarda l'OMS sta lanciando dei segnali importanti, perché se l'OMS, che dipende in buona parte dalla Cina, visto l'amicizia che c'è tra il presidente dell'OMS e appunto il sostegno cinese, se ci avessero dato dei messaggi più chiari e nel giusto tempo, forse non saremmo incorsi in un disastro come è stato quello attuale in Italia. Lei inoltre, ricordiamo che da assessore alla sanità di Regione Lombardia si è proprio trovato ad affrontare, in previsione anche di Expo, il virus Ebola del 2014 e propose subito in una lettera all'allora ministro Lorenzin di istituire dei controlli negli aeroporti. Considerando appunto la sua esperienza, le chiedo come avrebbe agito se fosse stato al governo durante questa emergenza e inoltre se il governo, secondo lei, ha agito in maniera efficace e in maniera tempestiva. Beh, lei mi sta ricordando fra gli anni di maggiore impegno della mia vita. Nei 3 anni di governo come sottosegretario, ricordo di aver messo in sicurezza in 3 mesi tutte le scuole del cratere dell'Aquila, e ad aprile ci furono quei 300 e più morti col crollo delle scuole. A settembre tutti i bambini incominciarono la scuola regolarmente. Qui l'abbiamo chiusa in Italia e non si è più aperta e non si parla neppure di doverla riaprire con modalità organizzative che invece potevano essere messe in campo. Del resto il ministro credo che non abbia mai fatto forse neanche un'esperienza sotto questo aspetto. Ma per tornare alla salute, Ebola è stato uno dei momenti più delicati della mia vita di amministrazione, di governo della Lombardia.
perché il segnale che arrivò dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, noi attraverso la prevenzione, la rapidità delle decisioni, gli interventi immediati, siamo riusciti a bloccare il sistema. Con Lorenzina abbiamo subito istituito in tutti gli aeroporti della Lombardia, ovviamente in particolare Malpensa e Milano e Linate, dei percorsi stabiliti per gli arrivi. Abbiamo messo in campo i controlli sanitari agli arrivi, venivano selezionati tutti coloro che arrivavano, in particolare da certe città, dove erano segnalate dall'Organizzazione Mondiale i ceppi della malattia, e venivano individuati e trasferiti immediatamente per i controlli nell'ospedale Sacco di Milano. Feci un grosso investimento all'ospedale Sacco e lo portai ad essere uno dei centri nazionali, uguale allo Spallanzani, per le malattie infettivologiche. I rapporti con l'Aeronautica Militare, gli viaggi, le sperimentazioni per il trasporto delle barelle, quelle chiuse, che oggi vedo apparire in televisione, noi questo l'abbiamo fatto 6 anni fa. 6 anni fa già facevamo questo, per cui quello di Ebola è stato uno degli interventi più importanti e devo dire che l'abbiamo soffocato sul nascere. Poi abbiamo avuto anche la bellissima esperienza bellissima. Esperienza di Expo 2015, oltre 100 e più paesi del mondo, venire a Milano è stata una delle esperienze sul piano organizzativo fra le più importanti. Abbiamo avuto, se ricordo bene, oltre 5.000 interventi per la sanità in quel periodo di apertura di Expo, un servizio di sostegno a tutti i pronti soccorso della provincia di Milano, in modo che potessero ospitare in caso di incidenti gravi, perché può capitare di tutto, arriva un'infezione, arriva. È la prevenzione che aiuta in questo senso. Quindi abbiamo rafforzato addirittura le farmacie, dove potevano dare con lingue diverse, in diverse lingue, non solo l'inglese, l'arabo, le lingue orientali, nelle farmacie erano pronti a dare le informazioni necessarie per il tema della malaria, per il tema delle malattie infettive che arrivavano dai paesi extra confine. Insomma, è stata un'esperienza straordinaria, incentivi per assumere più personale negli ospedali, più medici, più infermieri, quello che si sarebbe dovuto fare in questa occasione, però occupandosene tu, sicuramente in tempo reale nel momento giusto. E l'ultima esperienza, sempre nei miei 3 anni di attenzione alla sanità, governo della sanità lombarda, è stata l'esperienza degli immigrati quando si diffuse a Milano oltre 1.000 casi di scabbia, e lì fu un problema non di poco conto. Mi ricordo che arrivarono vagoni, treni, c'è stata un'invasione della centrale di Milano, della stazione centrale, tutte queste persone malate. Dovetti vincere anche delle contrapposizioni con la Lega, che non era molto, partito della Lega, che non era molto favorevole a che intervenissi perché era extracomunitario, ma io dico, ma io ho a cuore il benessere dei milanesi e dei lombardi, indipendentemente da tutto, e misi un presidio urgente con medici e infermieri che misuravano le febbri, davano le pastiglie, facevano le iniezioni del caso, i vaccini del caso. Una bellissima esperienza, bellissima, bella nel senso organizzativamente È parlando, riuscita. che diede, secondo me, alla Regione Lombardia una tranquillità certamente superiore, purtroppo, a quello che invece è successo. Esatto, di tranquillità adesso invece non possiamo parlare perché siamo ormai nella fase 2 e quasi sicuramente nel medio periodo dovremo convivere con questo virus. Dunque, come dovrà cambiare secondo lei e adeguarsi il sistema sanitario italiano, ma in particolare quello lombardo, per affrontare questa emergenza continuativa? E inoltre le chiedo anche se secondo lei ci sono state delle criticità e in tal caso dovute a che cosa possono essere emerse queste criticità nella gestione. Ma guardi, per quanto riguarda il tema della Lombardia, io credo che, non lo vorrei dire con una forma di critica,
perché la sanità lombarda, come sempre, si afferma tra i primi posti come capacità di intervento. Certo. Forse un pochino più di capacità decisionale, di capacità di rapido intervento, di mobilitazione e naturalmente anche un po' di competenza avrebbe sicuramente aiutato in un momento così difficile e delicato. Non siamo neanche stati sostenuti, l'ho detto anche al presidente Maroni con un messaggio qualche tempo fa, dall'attuale riforma che è stata fatta nel 2015, della riforma della sanità lombarda, che io non ho condiviso, ero l'assessore alla sanità, mi costò il posto perché feci delle obiezioni. Io non ero per l'ospedalizzazione del sistema, io ero per lo sviluppo del sistema ospedaliero di altissimo livello per i problemi gravi, ma un ampio sviluppo di ospedalità territoriale di minore intensità per tutto il tema della cronicità, degli anziani, delle persone con difficoltà, dei disabili. È inutile che vadano in ospedale quando possono essere benissimo curati attraverso i propri medici di famiglia, attraverso delle organizzazioni territoriali senza ricorrere alle ospedalizzazioni. Ecco, devo dire che questa parte, secondo il mio parere, avrebbe potuto funzionare meglio. Invece la riforma era concentrata sul sistema sanitario, per cui si è privilegiato l'ospedale centrale a Milano, che poi oggi non è servito, per fortuna, io dico, si è preferito accentrare tutto sullo sviluppo ospedaliero, mentre molta gente purtroppo è morta nelle case senza la possibilità di essere assistita neppure dai medici di famiglia. Sono mancati i dispositivi di sicurezza, abbiamo perso quasi 200 medici tra ospedali, infermieri e personale sanitario. Insomma, io sono convinto che la Lombardia ha fatto molto, ha salvato tante vite, forse si sarebbe un'esperienza maggiore, si sarebbe potuto fare qualcosa in più. Assolutamente. In chiusura, senatore, le chiedo, uscendo dalle tematiche che abbiamo appena affrontato, se lei crede, come dicono voci di corridoio, in un possibile governo di due Mattei con Draghi Premier. Ovviamente ci riferiamo a Matteo Salvini e Matteo Renzi. Ma è una domanda inaspettata questa, devo dire, perché io sono favorevole a che i governi siano eletti dal popolo. Abbiamo già avuto un'esperienza di improvvisazione del Presidente della Repubblica che in una mattina nominò un senatore a vita e nel pomeriggio lo insediò a Palazzo Chigi. Io sono contro queste formule un po' autoritarie, non scelte dai cittadini. Io preferisco il voto libero, democratico, che è quello che dà maggiori garanzie. Cioè, anche il fatto di avere oggi un premier che non è eletto dal popolo rappresenta una debolezza. Al di là delle sue debolezze personali, il ricorso costante alla televisione, a insultare le opposizioni in un messaggio al popolo, sono forme che derivano da un ambito psicologico che secondo me per una persona che fosse eletta sarebbe, come dire, improbabile, perché essere eletti vuol dire rappresentare, ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione, rappresentare il voto popolare. E in questo momento, me lo lasci dire, è un po' messo in difficoltà, unitamente all'articolo 32 della Costituzione che prevede l'intervento per la salute per tutti i cittadini indistintamente. Io mi trovo totalmente d'accordo con lei e non ci resta che valutare possibili scenari. A questo punto devo ringraziare di cuore il senatore per essere stato con noi e per la sua preziosa testimonianza. Grazie a Mario Mantovani. Grazie, molto gentili, buon lavoro, coraggio, andate avanti, avete dei visi puliti, ma se mi sembrate molto onesti intellettualmente, e questo è una garanzia per un prosieguo migliore dei giovani nel nostro paese. Grazie a voi e buonasera a tutti.
Grazie senatore, saluto anche gli amici che ci hanno fatto compagnia e vi do appuntamento alla prossima puntata di 8 e mezzo Tricolore. Buona continuazione di serata.